Ben ritrovati ad Italiani. Questa settimana parleremo di un interessante argomento, l'etnomusicologia, e il tema di oggi è risonanze della ruralità attraverso il Mediterraneo. E proprio per questo abbiamo invitato due ospiti in studio. Abbiamo con noi Alessandra Ciucci, che è assistente professoressa in etnomusicologia presso il Dipartimento della Musica della Columbia University di New York, e la ringraziamo di aver accettato il nostro invito. E abbiamo Abdelilah Amadar, che è appunto presidente dell'ANUF CISL Umbria e dell'Ufficio Immigrazione della CISL Umbria. Quindi grazie di aver accettato questo interessante percorso che oggi ne parleremo, e iniziamo subito. La professoressa Ciucci ha diverse esperienze, ha avuto diciamo una particolare attenzione in diverse testate mondiali, ha ricevuto anche diversi riconoscimenti tra il 2018 2017, e in questo momento è coinvolta in un interessante percorso, sta appunto preparando una monografia dal titolo Risonanze della ruralità attraverso il Mediterraneo, musica, suono, migranti marocchini in Italia. Perché questo percorso? E poi ci può spiegare innanzitutto che cos'è l'etnomusicologia, una materia molto interessante. Allora, iniziamo innanzitutto, grazie, mi fa molto piacere essere con lei qui a questo programma, che è anche con Abdelilah, un gran collega e molto di più. Iniziando dall'etnomusicologia, è una conoscenza della società attraverso il suono. Quindi spesso può anche essere chiamata antropologia della musica, ma è una maniera come un'altra, diciamo, di osservare quello che accade in una società attraverso un oggetto sonoro, che può essere da un genere musicale, può essere da feste, da come viene utilizzata. Quindi è proprio l'utilizzazione della musica e del suono, e vedere, cercare di capire cosa accade nella società attraverso la musica. E in Italia, tra l'altro, c'è una fortissima tradizione. Io ho fatto tutti gli studi in America, e è una cosa che è iniziata da lì, pian pianino, insomma, si è sviluppata fino ad arrivare a quel tipo di professione che adesso faccio. E in questo momento lei è focalizzata naturalmente sul Marocco. Perché? Cosa c'ha il ritmo anche musicale del Marocco? È un incrocio di tantissime culture. Dunque, il Marocco, il Marocco faccio degli studi lì da quasi 20 anni. Ho iniziato un po' per caso, andando a Parigi alla fine degli anni 90, dove per caso, se uno crede al caso, per destino, c'era l'Année du Maroc, quindi che si festeggiava la cultura marocchina e via dicendo. L'interesse, come spesso accade, è stato attraverso un disco che ho scoperto, delle voci, del suono. Mi interessa molto la questione vocale. E ho passato in Marocco 4 anni di seguito, e a quell'epoca, per la tesi di dottorato, facevo una poesia cantata che si chiama Aïta, ed ero concentrata sulle zone del Marocco centrale, le zone rurali, e lì l'oggetto musicale era questo genere di musica, che però in cui la poesia è importantissima, perché la questione linguistica è fondamentale, ma anche la questione poetica. E siccome le maggiori interpreti di questo genere musicale sono donne, era molto interessante quindi vedere come la società marocchina del Marocco centrale si relazionava alla poesia cantata da voci di donne. Quindi è un percorso che è iniziato in questo modo. Col Marocco oramai faccio avanti e indietro quasi da 20 anni. Come anche ho iniziato a notare, ci stava un altro genere di musica che aveva molto a che fare con l'emigrazione, e negli anni 90, anche prima, l'Italia fu una specie di Eldorado per il Marocco. E quindi man mano che ho iniziato a interessarmi di queste musiche, ho visto che avevano una risonanza e continuano ad avere una risonanza molto molto importante per la comunità marocchina. Parliamo sempre
di zone particolari, perché se iniziamo a parlare della zona del nord, chiaramente il genere di musica che faccio non ha più un suo significato, sono la stessa cosa del sud. Quindi, però, quando io parlo del Marocco centrale, è una bella fetta del Marocco, e quindi vedere come questi, la risonanza che continua a avere questa musica per i marocchini in Italia che vengono sempre da queste zone. Cioè c'è una memoria musicale, è nostalgia o qualche cosa di più, una maniera di distinguersi, una maniera anche di entrare in una società che diventa sempre più difficile, no? Quindi è un passaggio particolare, anche storico, lo viviamo. E facciamo una domanda ad Abdullah. Abdullah, tu sai, hai fatto diversi percorsi, lo ricordiamo, un formatore, hai una specialità soprattutto che riguardano le comunità, ricordiamo che sei di origine marocchina in questo caso. Quanto è importante collaborare in questo caso, in questo progetto, e quanto è importante per la comunità marocchina che è presente in Italia, una delle prime comunità anche storiche, lo ricordiamo per varie valenze, quanto è importante appunto esserci ed essere presenti in questo momento e continuare a portare avanti quello che rappresenta una cultura, la musica. La musica unisce il mondo. Infatti la musica è il linguaggio che unisce tutti quanti, no? Quindi il mondo. Io parto praticamente dall'ultima parte della tua domanda, e quella quanto è importante. Perché quando sono arrivato io in Italia, quando sono arrivato, poi sono arrivato giovanissimo, e quindi ho passato più tempo in Italia che in Marocco. Mi ricordavo che quelli che erano prima di me, quindi la prima generazione, o la possiamo chiamare, non so, la generazione zero, perché dopo la prima generazione erano i 70, 70 quindi, 60, le ricordiamo. Quindi dentro la loro valigia di ritorno c'era soltanto una cosa, due cose c'erano. C'era praticamente delle spezie e delle musicacassette. Quindi loro, c'è questo collegamento del nostalgico del paese, lo trovano soltanto nella musica, quindi ascoltando musica, perché non c'era rapporto praticamente fra autoctoni e praticamente i marocchini. Quindi i marocchini vivevano per conto loro, perché non c'era il modello di integrazione che noi chiamiamo adesso, di inclusione che noi come CISL, come ANOLF, stiamo praticamente cercando. E quindi la musica era praticamente quell'elemento, quella colla che li mantiene stretti al paese. Quindi diventa sia una forma del passato, nostalgico al passato, ma a volte anche quando uno soffre va ad ascoltare la musica marocchina o la musica del paese d'origine, perché lo riporta nel futuro, quindi c'è un momento di evasione e una valvola di sfogo diventa. È una sorta anche di protezione culturale. Sì, quello è un patrimonio culturale alla fine, che uno lo mantiene, ma loro manco avevano questa consapevolezza, non c'era questa consapevolezza della musica come patrimonio, era il momento che li tiene praticamente legati al paese d'origine. Per l'altra parte è importante esserci sul territorio, perché sulla comunicazione, ma anche se il grado e il livello linguistico è alto, l'immigrato, soprattutto marocchino, cerca il marocchino, cerca quello del suo connazionale per avere notizie, per sapere delle cose, per prendere anche l'esempio del suo vissuto. E quindi è importantissimo, comunque, ancora continuiamo per altri anni a fare della mediazione, senza praticamente definirla che tipo di mediazione, però esiste. Professoressa, la monografia è incentrata soprattutto in questo momento in Umbria, perché? Come sempre abbiamo, quando siamo iniziando una nuova ricerca, cerchiamo una chiave per entrare, perché non è facile entrare dicendo io voglio fare questo, voglio fare quello. La gente giustamente può anche dire: ma cos'è che questa persona viene a fare? E visto che io ero già qualcuna che conosceva bene la parte del centrale del Marocco, conoscevo famiglie, conoscevo persone, ho avuto la fortuna di essere stata indirizzata
tra le altre persone a Delilah, e quindi si entra in questo modo di una collaborazione, si lavora con gente di cui uno si può fidare, loro si fidano di te, perché non è che si parla solo di musica, quando si parla di musica si parla di un sacco di cose e bisogna che coloro che vengono intervistati, coloro che poi danno tutto quello su cui io posso scrivere, si fidino di con chi parlano. Fino adesso quante persone siete riuscite a coinvolgere? Oh, parecchie. Tutte, di tutte le età, c'è una predisposizione oppure siete tra virgolette omogenei su questo? Dunque io lavoro, a me mi interessa la migrazione di uomini, maschile, e mi interessa per dei motivi politici ben precisi. Ci sono due motivi, uno è culturale, nel senso che la maniera in cui si ascolta tra donne e uomini, tra donne e donne, tra uomini e uomini può essere molto diversa, dipende dal repertorio, dipende da chi canta e così, quindi lì bisogna fare un pochino attenzione a trattare quello. C'è anche una questione politica dell'uomo musulmano e del razzismo, anche della violenza, della denigrazione e di tutto quello che succede verso l'uomo musulmano, in particolare anche i marocchini, per questioni storiche e non. Quindi a me mi interessano prime e seconde generazioni, e fino adesso si è intervistati da quelli che hanno 20 anni fino a quelli che hanno quasi 60. Anche perché bisogna tracciare un percorso, bisogna anche far vedere che, guardate, anche nella seconda generazione questa musica, benché cambiata, benché più commerciale così, però continua a essere importante. Quindi questi sono, diciamo, un po' i limiti o no. A Delilah, quanti sono su per giù i marocchini in Italia e se c'è una, dove è concentrata, no, la comunità? Se possiamo anche, dovremmo anche superare il concetto di comunità, sì, poi naturalmente. Ma quello, dagli ultimi dati, credo che comunque i marocchini in Italia hanno superato i 500.000, quindi è una bella comunità, nel senso ben. Poi la maggior parte è concentrata sulla zona della Lombardia e poi anche il Lazio. In Umbria comunque il livello medio sono 11%, nel senso come immigrati tutti quanti. Però noi abbiamo scelto l'Umbria per questo motivo. L'Umbria è stata, insieme all'Emilia Romagna, una delle zone che ha conosciuto una stabilità familiare di immigrati marocchini. E sulla zona dell'Umbria, visto che comunque la tipologia di lavoro che svolgono è una tipologia, diciamo, stagionale, quindi prima in Umbria non c'era la metalmeccanica, non c'era l'industria, c'era soltanto del tabacco. Quindi la maggior parte erano marocchini e provengono, guarda, tutti o quasi da quella zona lì, quindi del centro del Marocco. E quindi è il target delle persone che interessa praticamente la professoressa Alessandra, o sono quelli che ho conosciuto io, nel senso che mi hanno accudito, quindi mi hanno preso, quindi continuo a conoscerli, quindi ho conosciuto i genitori. Quindi questa è una comunità comunque che ha vissuto tutto un percorso di inclusione difficilissimo, perché è iniziata come un'immigrazione single, poi è passata a quella familiare e poi attualmente il problema con la crisi, stiamo tornando purtroppo a un'immigrazione single, perché sono parecchie famiglie che cominciano a fare il ritorno nei paesi o a spostarsi in Italia una volta presa l'Italia. Addirittura in Nord Europa. Sì, in Nord Europa, ma più vicino è la Francia, e quindi certo, la maggior parte per sono tutte la Francia. Per questioni anche linguistiche, culturali, e anche opportunità lavorative. Certo. Adesso noi siamo quasi in chiusura, professoressa, la monografia, ritorniamo a questa interessante monografia, qual è appunto l'obiettivo finale? Perché sempre, a volte ci si pone, no? E l'obiettivo finale è di trovare attraverso il suono delle risposte socio-politiche della condizione di
di una comunità molto importante in Italia. Professoressa, un'altra domanda che forse è sfuggita. Il libro, diciamo, propone, appunto, come è stato detto, di analizzare importanti questioni, quindi in questo caso politiche, sociali e quant'altro. E per far sì che ci sia, appunto, una partecipazione condivisa nel rispetto di tutte le culture, le ha toccato un tema importante, anche la religione. In questo caso ci potrà essere per lei un momento anche di vera e propria interazione, ma soprattutto anche di integrazione culturale? Possiamo solo sperarlo. E con questo noi chiudiamo, vogliamo ringraziarvi di aver accettato il nostro invito e sicuramente vi inviteremo, perché vorremmo, appunto, concludere con voi questo percorso, una monografia interessante, importante, che riguarda non solo la cultura marocchina in Italia, ma la nostra cultura multietnica e multiculturale. Quindi grazie di cuore di aver accettato il nostro invito. Grazie.